Ciao e bentornati allo sfavillante canale Annalisa Superstar. Scoperte favolose e quindi, come direbbe sempre Giulia Cova, topponi, prodotti di fascia media come prezzo, tranne uno che non è proprio super economico, è un low cost, che è un prodotto che è stato segnalato tra i commenti, mi aveva messo curiosità, l'ho trovato, l'ho provato ed è diventato, non dico il mio preferito perché ha un mezzo difetto, ma quello è gusto personale, però non c'entra niente, ma che però è favoloso, che è veramente un low cost. Comincio da lui che ci sbrighiamo, perché io so che a tanti interessava una recensione in merito al prodotto One Drop One Coverage di Catrice, che è questo correttore liquido in boccetta che si usa con il contagocce. Presto lo vedrai in azione durante un getaway di With Me, perché sostanzialmente lo sto utilizzando tutti i giorni. Ti parlo prima del difetto che trovo io sempre solo per gusto personale e poi ti parlo dei tanti pregi che ho trovato in questo prodotto. L'unico difetto è che è matte. Il matte non mi entusiasma più di tanto, ma quello veramente è gusto personale, non c'entra niente, io preferisco sempre un finish molto luminoso. Ciononostante mi sono ritrovata in più di un'occasione a dire: ma sai che sto correttore... E lo dico pure qua, ma sai che sto correttore non è per niente male? Allora, è leggero, ma copre. È liquido, ma si fissa. Ma con fissa intendo proprio che si fissa da solo. Cioè, non hai bisogno di mettere niente sopra per settarlo. Cioè, tu te lo metti, lo picchietti, poi te lo faccio vedere in azione durante un getaway di With Me, perché ho trovato pure la chiave su come stenderlo su una pelle non proprio da ventenne, ecco. Cioè, e sta lì, punto. Inoltre, qui c'è scritto... sweat proof. E io l'ho messo alla prova in palestra. Si regge alla palestra. 5 euro è qualcosa, ma di che stiamo parlando? Marca Catrice, io a Palermo l'ho comprato presso Scarpe Scarpe, che è un negozio di scarpe che ha lo stand di Catrice. Ero andata lì esattamente per un altro motivo. Prima di andarmene, visto che c'è lo stand Catrice, mi sono detta: aspetta che do uno sguardo, perché qualcuno l'aveva scritto in merito a questo correttore tra i commenti. Uno dei metri di giudizio che sono stati introdotti in questo canale è l'intensità del wow. Wow! Super wow! Non ha niente da invidiare a prodotti decisamente più costosi, anzi, la performance di questo prodotto low cost è decisamente superiore a prodotti molto più costosi. Non sono una fan sfegatata del low cost, lo sai come la penso, ne ho parlato diverse volte in merito al low cost. Io ho detto più di una volta: attenzione, perché il low cost in realtà potrebbe essere una bella scivolata verso spendere il doppio, a volte anche il triplo, e l'ho dimostrato facendo dei calcoli. Sì, io che faccio dei calcoli in un video è proprio fantascienza, però aveva senso quello che dice. Ciononostante, sto giro lui è un super wow. Rapporto qualità-prezzo eccellente, costa pochissimo. Durante il 9 Muse sia le presenter che le muse hanno ricevuto una goodie bag all'interno della quale c'erano diversi omaggi, e c'erano tanti omaggi Deborah, che era partner dell'evento. Ho fatto questa premessa perché dentro quella goodie bag c'era questo prodotto che io non avevo mai visto, mai. A onor del vero, non avevo mai guardato con molta attenzione i prodotti Deborah, sui quali io mi sono fortemente ricreduta, perché in quella goodie bag c'erano delle cose, le ho provate, poi io le condivido sempre un po' con mia madre, con le mie amiche, ci passiamo e spassiamo le cose, e devo dire che ho dato a mia madre dei prodotti dicendo: mamma, guarda, provali anche tu, dimmi che ne pensi, e mia madre ne è entusiasta. Io in particolar modo ti voglio parlare di questo prodotto qua, che si chiama Secret of Strobing, illuminante in crema, crema punti luce. Questo prodotto è la versione, mettiamolo così, un po' low cost di altri prodotti, di Becca per esempio, che fa dei prodotti non proprio uguali. Quelli di Becca non hanno tutta questa iridescenza, questo tipo di luminosità, hanno un altro tipo di luminosità. Questa crema in particolare risulta essere forse un po' rosea, ma è talmente tanto delicato come rosa da dare molta luminosità al viso. D'altra parte è un illuminante, è ovvio che dia luminosità, però
La stendo su tutto il viso e sopra metto il fondotinta. O la stendo su tutto il viso e metto il correttore e un po' di terra. Lei regge, fa reggere il fondotinta, perché sono sicura che sia questa crema a far reggere il fondotinta, perché il fondotinta in questione che ho in mente in questo momento, che è quello che sto utilizzando in questa stagione quando lo uso, che è quello di Estée Lauder, da solo non riesce a reggere tutte quelle ore. Con questa crema usata come base regge, quindi lo stendo su tutto quanto il viso e faccio questo effetto strobing. L'effetto strobing è un effetto cosiddetto stroboscopico. Magari ecco, lo utilizzo durante un get ready, ti spiego che cos'è questo effetto strobing, ti faccio vedere come si replica, perché è veramente molto carino, soprattutto su una pelle non più da ventenne. Ecco, mettiamolo così, una pelle diversamente giovane. Sì, mi piace di più. Nominavo Becca e voglio parlare di un prodotto di cui io non ho mai parlato in questo canale, e in realtà non parlo neanche di questa tipologia di prodotti, perché io non uso la cipria. Durante i miei get ready l'avrai sempre notato, cipria manco morta. Questo prodotto qui è una cipria che mi è stata omaggiata dall'azienda un po' di tempo fa e che avevo messo da parte. L'ho provata un paio di volte ai tempi quando l'ho ricevuta, poco convinta, perché io ho molti preconcetti riguardo le ciprie. Per cercare di utilizzare un correttore di cui ho parlato nei flopponi, correttore che è costato un po' e mi dava fastidio non poterlo utilizzare, intanto mi avete detto in un'altra occasione prova a fare un leggero baking, per fare il baking ho utilizzato questa cipria che si chiama Under Eye Brightening Setting Powder. Questo brightening, a me lasciamo un attimino così, e che dice brightening, se ciao cuore, brightening. Io ho rivalutato il concetto di polvere per fissare il correttore utilizzando questa, che come vedi è la confezione bianca. Ora, aspetta, io sapevo perché l'ho capovolta, questa è la consistenza della polvere. La metto così, non sono un amante del baking, non sono brava nel baking, cioè lo faccio tra virgolette da tanto poco tempo, da non voler dire neanche una parola perché faccio brutta figura per questo, quindi preferisco tacere sull'argomento. In questo mese e mezzo io ho utilizzato istintivamente molto spesso questo prodotto per fissare i correttori, tranne lui non l'ho mai fissato, lui va da solo. Mi è capitato proprio di prenderla istintivamente dal beauty e di metterla, di metterla col pennello, di mettere la spugnina. Ho cercato diversi tutorial, li ho visti tutorial per vedere come si faceva il suo benedetto baking, e lei mi dà tanta soddisfazione, perché tende a non segnare, tranne con un correttore, e quel correttore per quanto mi riguarda è assolutamente irrecuperabile, quindi pazienza, ma con tutti gli altri si comporta alla grande. Ti dirò di più, anche solo con il fondotinta, perché mi è capitato di utilizzare il fondotinta per coprire le occhiaie e picchiettando col pennello da sfumatura, cioè quello che si utilizza per sfumare l'ombretto, quindi intingendo un po' quel pennello in questa polvere, proprio picchiettandolo leggermente sul fondotinta portato proprio sulle occhiaie, ho fissato quel fondotinta e ho coperto le occhiaie in quel modo. Allora, sull'effetto luminosità ne potremmo parlare per giorni e non venirne mai a capo, cioè nel senso non ti dà effetto glow, assolutamente no, ma non dà neanche quell'effetto matte che a me non piace nel contorno degli occhi. Lei invece tende ad essere quasi elastica, cioè segue il viso, segue le espressioni, non altera l'espressione, perché detto molto francamente a me le rughette qua accanto non mi dispiacciono, nel senso che non ho 20 anni, quindi è normale che io abbia le rughette qua, e quindi non solo non me ne faccio un cruccio, dico guarda c'ho le rughettine, vado per i 40 anni, è normale, e quindi mi piacciono anche le mie rughette. Esperienza. Ottimo prodotto, mi piace, brava Becca. Le vedi, l'avevo messo in un cassetto grazie a chi mi ha dato suggerimento di provare a fare il baking, altrimenti io l'avrei snobbata ancora per un bel po'. Inondata di richieste, come si chiama, bla bla bla. Allora, ultimamente ho registrato un video, credo che quando questo video andrà online, anche quello sarà già online, che era una routine sui capelli, le buone abitudini sui capelli. Faccio vedere un prodotto e lo metto tra le ottime scoperte perché...
Ho eliminato il balsamo per tanto tempo dalla mia hair routine, molto convinta nel farlo. Se tornassi indietro lo rifarei. Ultimamente ho acquistato questo balsamo qui della Beauty and Planet, preso allo Shan in offerta sui 4 euro. So che non costano 4 euro, ma allo Shan, se vai, o almeno a Palermo, è a 4 euro. Questo balsamo in particolare, performance fantastica, cioè mentre sciacquo i capelli e li tocco li sento di un morbido incredibile, sensazione che non provavo con i balsami da un bel po' di tempo, motivo per cui un po' per ricerche fatte, un po' per consigli ricevuti, un po' per anche mie piccole convinzioni, avevo eliminato il balsamo. Ma questo balsamo in particolare è un wow. Wow, si chiama Happy and Hydrated Conditioner. A fine video troverai uno schermato a destra o a sinistra, non lo so che ci penso, dove vedrai il video a cui faccio riferimento e quindi alle buone abitudini per avere dei capelli super wow, perché wow ormai è una parola che è wow. Ultimo prodotto di cui ti voglio parlare in questo video è un prodotto che mi è stato omaggiato. Io non li ho mai comprati perché li ho decisamente sottovalutati, quando in realtà vale la pena provarli perché mi sto trovando una meraviglia. Il prodotto in questione è dell'azienda Dondak, ripeto, mi sono stati omaggiati. Vengono venduti in una confezione di bambù come questa, che parlando tra di noi, ragazzi, stanno bene pure nel mio bagno. Meraviglia. E sono dei dischetti che si possono utilizzare al posto dei dischetti, diciamo, con gli incotoni, dei make-up, per capirci, quelli che vengono venduti nel tubo in alternativa a quei dischetti. Parliamone. I dischetti in confezione sono tutti questi. Questi sono inutilizzati. Ti dico questo perché io ne ho messo alla prova uno. Cioè, io ho detto, ora io ti sfido, vediamo quanto reggi. Io ci ho struccato tutto il viso per settimane ed è questo. Che, come vedi, regge, sta reggendo. Per cui adesso questo è stato ufficialmente promosso a luce liquida piuttosto che altri prodotti da tamponare al viso che avrebbero bisogno di un dischetto. Lui è stato promosso a quello e lui è stato appena promosso a dischetto struccante, perché io mi strucco con lui. A onor del vero, io massaggio un olio struccante sul viso, non mi strucco con semplice acqua. Non faccio neanche la prova perché preferisco così, preferisco fare una detersione di questo tipo. E questi dischetti sono stupendi, al tatto sono una meraviglia. So che in tanti ne hanno parlato, io avevo decisamente sottovalutato performance di questi prodotti, lo ammetto, li ho molto sottovalutati, quando in realtà sono veramente da tenere in considerazione, tanto da metterli nei top. Loro sono pure wow. Chi mi segue da un po' lo sa che io, quando vengo contattata da aziende giovani, faccio sempre molto il tifo per loro, e quindi io faccio il tifo anche per questi ragazzi che sono stati veramente carini nel contattarmi. Mi ha fatto veramente un gran piacere e mi fa ancora più piacere avere tra le mani un prodotto assolutamente valido di cui parlare bene. E questi erano i miei topponi. Guarda quanto entusiasmo proprio. Se ti va, segnala tra i commenti i tuoi topponi, perché come vedi tra i commenti ci sono sempre delle belle chicche, si fanno delle ottime scoperte. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Iscriviti, lascia un pollice in su, attiva campanella e poi devi fare 2 giri verso destra, mezzo giro a sinistra. Piega adesso il ginocchio sinistro, alza il braccio destro, esci la lingua, chiudi l'occhio sinistro, fai un salto, fanne un altro. Ciao. Era un rituale un po' alla Mago Telma per la buona fortuna.